Gioco, divertimento, sano entusiasmo e, forse soprattutto, la speranza in fondo al cuore di diventare un giorno un campione o una campionessa. Tutto questo e molto altro è l'Avellino Summer Camp, iniziativa promossa dal Club Biancoverde che porta ogni giorno 50 bambini nati tra il 2008 e il 2012 al Partenio Lombardi. 5 allenatori, esercitazioni tecniche, fisiche ed atletiche, ma, principalmente, tanta voglia di stare insieme, di gettarsi alle spalle i mesi più duri della pandemia. Il tutto sul manto erboso del Partenio Lombardi, suggestiva ed evocativa cornice degli allenamenti tecnico-ludici dei piccoli calciatori. Un'iniziativa importante e ben strutturata, quella portata avanti dall'Avellino e dai suoi allenatori, volta non solo ad avvicinare al calcio giocato i bambini in un'età chiave della loro crescita fisica e mentale, ma anche e soprattutto a consentire loro il divertimento e la gioia di condividere esperienze con i coetanei, staccandosi dai device multimediali, telefonini e console, che troppo spesso hanno assorbito ed assorbono tempo prezioso. A supervisionare il tutto una bandiera dei lupi, quel Gigi Molino che, in vesti diverse, finisce sempre con il calcare l'erba del Partenio Lombardi con i colori bianco-verdi e che così illustra le caratteristiche del camp. Iniziativa che insieme alla società l'abbiamo studiata bene per permettere a molti ragazzi di poter almeno metà giornata essere liberi da tutta questa tecnologia, venire al campo, cercare di divertirsi, cercare di fare degli allenamenti ludici per farli migliorare in alcuni aspetti che a questa età è fondamentale. Quindi noi appena arrivano dalle 8 di mattina la prima cosa gli togliamo il cellulare, quindi non vogliamo che i bambini usino il cellulare fino a quando poi non vanno via. Ci sono delle regole ben precise, abbiamo 4 postazioni nel Partenio A, dove ogni postazione c'è un allenatore professionista, dove facciamo delle esercitazioni ludiche, tecniche, dominio, coordinative. Abbiamo 2 professori laureati in scienze motorie, abbiamo anche un docente d'inglese, quindi è una bella iniziativa che abbiamo studiato insieme alla proprietà e ne siamo contenti perché poi i ragazzi hanno risposto e si stanno divertendo parecchio. Insomma, il camp rappresenta un'occasione importante per divertirsi spensieratamente insieme e per insegnare a bambini e bambine che, come diceva De Gregori, non bisogna avere paura di tirare un calcio di rigore. Bambino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.